Assessore Cultura e Istruzione Tamara Lebiu e alla Presidentessa dell'Associazione ZAR Anna De Blasi. Un applauso e benvenuti in questa grande serata. Io passerei subito la parola al Sindaco. Grazie, buonasera a tutti e grazie soprattutto a Leo Bosi che ancora una volta ha accettato il nostro invito ed è qua questa sera per presentare questa magnifica serata. Come ha detto Leo, anche quest'anno l'amministrazione comunale ha scelto di organizzare la Notte Bianca, un importante evento annuale. L'impegno organizzativo è stato veramente tanto e faticoso, ma abbiamo comunque scelto di regalare ai più gioiosini e a quanti ci hanno raggiunti una serata di serenità e di gioia. E soprattutto per noi questa sera è un onore avere qua tra gli ospiti anche i sindaci di altri comuni vicini e il vicequestore. E tutto questo perché? Perché la nostra è una città ricca di sensibilità e di capacità nel costruire relazioni umane, sociali e politiche vere, vive, autentiche, fatte di storie e di sentimenti. È proprio per questa città che la nostra amministrazione ha scelto di essere per la gente e tra la gente, con grande senso di responsabilità e di umanità. La nostra amministrazione non ha paura di mettersi in gioco e con rispetto e passione si mette al servizio dei propri cittadini ogni giorno. Quel rispetto che si coglie nei gesti quotidiani e quella passione che contraddistingue ogni grande azione. E tutto questo perché questa amministrazione vorrebbe essere d'esempio per i giovani, perché i giovani non hanno bisogno di prediche quotidiane, ma hanno soltanto bisogno di grandi esempi, di onestà, di correttezza e di umiltà, proprio come disse il nostro presidente Pertini. E infine, perché per noi è fondamentale il rapporto con i cittadini, perché questo rappresenta il più importante nutrimento per una vera e propria democrazia e questo è il leitmotiv che ogni volta ci spinge a creare qualcosa da condividere con voi, qualcosa di piacevole come questa serata. Grazie a tutti e buonasera. Ce la prologo nella persona di Maria Giammona per la costante partecipazione agli eventi organizzati dall'amministrazione. Grazie a lei. È presente già da un paio d'anni, per cui c'è questo rinnovato sentimento e un affetto ormai. Io sono una sopravvissuta ad un tumore al seno e da 5 anni che... Grazie. La IAC Italia rappresenta a livello nazionale le donne giovani. Perché giovani? Non per discriminazione, ma solo perché noi non abbiamo lo screening mammografico. Questo cosa vuol dire? Che non c'è nessuno che ci manda una lettera a casa e che ci venga a dire guardate voi ragazze giovani che dovete fare prevenzione. Io mi sono ammalata a 38 anni, ero già mamma di 2 bellissime figlie, pensate non avevo mai fumato, avevo sempre condotto una vita nazionale, la IAC Italia, di questo siamo orgogliose noi. Perché è unica? Perché non ci sono altre associazioni che rappresentano dei diritti. Io stasera sono qui ed è un onore grandissimo essere qui. Pensate che settimana prossima però sarò a Milano, al Pirellone, perché rappresentando le donne giovani a livello nazionale noi siamo delle attiviste fortissime, per cui rappresentiamo tutti i diritti. Siamo a ricordare ogni momento, ogni giorno di fare prevenzione. Thank you.
as the ceiling flew away. When we call out for another dream, the waves have brought a train, and so it was the later, as the miller told his tale. Face at first just go sleep, turn the wider shade of pale.
When you think of me,
hope you remember me tenderly. Both hearts ache when blues fall down like rain. Tell my little girl I love her so. I never meant to let her go. Sometimes flowers bloom when blues fall down.